Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo come si deve dalla colazione. Esattamente. Per colazione ci hanno portato una sorta di sfoglia a piadina, della marmellata, dei formaggi, pane e poi attendiamo il tè alla menta zuccherato per Francesco e caffè per me. Ah, un tinto direttamente nel piattino. Pucciare. Questi sono eccezionali. Poi ci mettiamo la marmellata a questa. Quello che rende la colazione più bella è l'ambientazione. Sono anche loro. Ora qualcuno penserà, fate attenzione, la maledizione di Montezuma è in agguato, bisogna per forza di cose adeguarsi. Adesso chiediamo a Muad alcune informazioni. Shukran marhaban bikum, inshif shawan. Marhaban bikum, inshif shawan, antum nas tayyibin. Ho chiesto a Muad come posso ringraziare in arabo. Mi ha detto shukran, poi ha detto mille altre formule che io non ho compreso. Ho chiesto anche in amazigh, cioè in berbero, lui mi ha detto no, io non parlo berbero perché qui si parla solo in arabo. È anche vero che l'arabo è molto diffuso, il berbero è entrato come lingua nazionale solo nel 2011, va bene così, quindi in arabo, shukran. Colazione terminata. Adesso andiamo in camera, ci prepariamo per uscire per un giro panoramico della città di Shawen. Hai studiato? Più o meno. Allora però, andiamo a studiare, dai! Al di là di tutto, vi do una piccola info. Il tè alla menta, per i figli degli anni 70-80, ricorda vagamente, in vivita, il sapore delle Brooklyn tra bianche e verde. Ve le ricordate? Sì, sì, proprio loro. Buonissimo comunque. Andiamo. Lasciamo ora l'hotel per dirigerci verso la città per una visita di Chef Shawen. Vi diciamo subito che Puerta Azul, l'hotel dove ci troviamo noi, si trova in Avenue Maghreb Arabi. Esatto. Maghreb è il nome che diedero gli Omayyadi, una popolazione araba che arrivò dal sud costeggiando l'Oceano Atlantico e che chiamò proprio questa zona dove tramonta il sole, cioè al Maghreb. Comunque, se venite da queste parti, questo è il nostro hotel. Per andare in centro, che si trova lassù, bastano 10 minuti a piedi. Per fare il tragitto più breve potete passare dove stiamo passando noi, cioè dove si fermano i taxi. C'è un casino allucinante. Sì, dalla nostra camera sentiamo un continuo mercanteggiare, urlando in arabo, chiaramente. Ma non mercanteggiano, parlano tra di loro, solo che il volume è altissimo. Beh, per me però chi urla più forte ha assicurato il cliente. Anche secondo me questo. Tra l'altro la maggior parte dei taxi sono Dacia, perché a Tangeri hanno aperto moltissimi stabilimenti Renault, Nissan, e per cui forniscono tante auto sia per il mercato interno che per il mercato europeo. Questi stabilimenti vengono alimentati da biomasse provenienti dall'industria dell'olio d'oliva marocchino. Sara che addirittura dà info del mercato automobilistico, cose assurde. Ci stiamo dirigendo in Plaza Oud El Hammam, che è nel cuore della Medina, cioè la città storica, la parte storica di Chef Shawen. È lastricata e piena di ristorantini, forse ci fermeremo a mangiare. Come mai? Nella targa c'era scritto artigianato berbero, perché i berberi sono la popolazione originaria di questo posto, e cioè gli Amazigh. Il nome berbero lo hanno dato i romani perché li chiamavano barbari, poi declinato nella parola berberi. Portate la felicità. Siamo in un posto bellissimo.
Di qua? Sì. La plaza grande. Siamo a una delle porte più antiche di Chefchaouen, El Mella, cioè il quartiere ebraico, quando ancora si permetteva agli ebrei di poter risiedere all'interno della Medina, della città fortificata. Chaouen significa vette. L'aggiunta di chef fa sì che diventi guarda le vette, cioè verso il Rif. La città fu fondata qua perché i berberi così potevano controllare i portoghesi che erano nella città di Ceuta, qui vicina. Si espanse quando i musulmani e gli ebrei furono cacciati dalla Spagna e si trasferirono qua, quindi dal 1492. Lo stile è quello andaluso. Il colore azzurro è stato aggiunto negli anni 30, mentre prima sia le porte che le finestre erano verdi, cioè un colore caro alla tradizione araba. Ragazzi, siamo in piazza Uta El Hammam, cioè il cuore della Medina di Chefchaouen. Pensate che la città di Chefchaouen rimase chiusa ai turisti stranieri, in particolare ai cristiani, pena la pena di morte di questi ultimi, fino agli anni 20. Allora, abbiamo visto la terrazza di quel ristorante, vogliamo assolutamente raggiungerla. Eccola là. Scale larghissime che non ci entro. Guardate che piatto! Assaggiare! Dopo una sosta durata quasi 3 ore, sì. Perché ragazzi, guardate i miei occhi, quasi mi sono addormentato su questa bellissima piazza, ma soprattutto su questo panorama che ora vi mostro. A destra la vista sulla piazza e sulla casba, a sinistra la vista sulla città, questa la vista dall'altro lato della terrazza. Spettacolare veramente. Andiamo? Soprattutto ce la fai a fare queste scale qua? A pancia piena sarà più difficile. Ci siamo arenati. Stiamo andando al fiume appena fuori la porta alla Medina. Ragazzi, per fare 700 metri ci abbiamo messo 40 minuti, c'è una folla disumana. E siamo sulla Chefchaouen. Non oso pensare cosa sarà la Medina di Fes. Siamo arrivati al fiume Ras El Ma, appena fuori dalla Medina, dove si formano delle cascate, si è a contatto con la natura. Attrazione turistica. Sorprendentemente non c'è acqua. Cioè, noi non l'abbiamo portata l'acqua di Capo Nord qua. Dovevano essere le cascate, anche di qua. Ci è rimasto un po' l'acqua, c'è. Ultimo sacrificio. Sì, raggiungiamo la moschea spagnola per avere un panorama enorme sulla città. Ma quanto abbiamo camminato? Tanto, inizia a far caldo. Siamo arrivati, ma soprattutto guardate alla mia destra. Non male. Il sacrificio è stato ripagato, non siamo soli chiaramente, come tutte le cose belle, però ragazzi, è uno spettacolo.
Per quanto riguarda la moschea spagnola, fu costruita proprio dagli spagnoli, non fu mai utilizzata, è stata ristrutturata con fondi spagnoli e si pensa la adibiranno ad esposizioni d'arte. Ci lasciamo alle spalle la moschea spagnola, la visita guidata di Chef Chauvin è terminata, siamo cotti come tutti i giorni, anche quando non andiamo in moto, comunque vi lasciamo con sullo sfondo le montagne del Rif. Posto bellissimo, straconsigliato, ovviamente con i pro e contro dell'Africa, ma questo è un altro discorso. Assolutamente. Pensavamo una strada alternativa, ma alla fine dobbiamo fare la stessa strada che abbiamo fatto l'andata, quindi ripassare dentro la Medina. Sì. Siamo tornati in piazza e come vedete non c'è praticamente nessuno. No, ma infatti c'è un po' di solitudine. Volevamo finire il video prima, poi un leggero languorino perché siamo cotti per tutti i chilometri fatti a piedi, ma volevamo anche condividere con voi il suono del muezzin. Il muezzin è una voce che parte dal minaretto, insomma dal punto più alto delle moschee, e richiama i fedeli alla preghiera 5 volte al giorno. Sì. Birra senza alcol. Qua non si può bere alcol, quindi la birra non è alcolica, la proviamo ugualmente, poi vi faremo sapere. San Miguel è sicuramente spagnola, 00 alcol. Il bicchiere è proprio la coppa di cerveza. Ce l'avevo anche da bambina. Dai, ci aspettiamo. Non ci fidiamo, dai, la provo. Passabile, solo perché è fresca e qua è caldino. Per il resto, passabile. Per me paella vegetable, per Sara tagine di verdure. Così stiamo leggeri, però vediamo l'ora di assaggiare. Buon appetito. Cena terminata, ora chiudiamo il video veramente e ci vediamo. Prima era uno scherzo. E ci vediamo al prossimo episodio. Intanto vi portiamo con noi ad attraversare la Medina. Baby, you come through. Do what you gotta do. Take it to the big scene. Take it all. Un po' di traffico. Ciao ragazzi. Take it to the big scene.